Buongiorno. In questo video ci occuperemo di un tipo particolare di equazioni goniometriche, ossia le equazioni omogenee di secondo grado. Che cosa intendiamo per equazioni omogenee? Diciamo che un'equazione è omogenea quando tutti i termini hanno lo stesso grado. Quindi tutti i termini hanno lo stesso grado. In questo caso il secondo grado. Quindi avremo un termine con sen quadro x, un termine con il prodotto sen x cos x e un termine cos quadro x. In realtà non è detto che sempre si abbia un'equazione omogenea completa come questa. Quindi nel caso a sia uguale a 0 oppure c sia uguale a 0, avremo un'equazione in cui manca uno dei termini con sen quadro o cos quadro. Allora queste equazioni le abbiamo già viste, si possono affrontare semplicemente con un raccoglimento. Vediamo ad esempio l'equazione numero 276 degli esercizi, che è 3 cos quadro x meno sen x cos x uguale 0, che per l'appunto è un'equazione omogenea di secondo grado, ma non è completa. Dicevamo, in questo caso è sufficiente raccogliere il termine comune, cos in x in questo caso. Quindi per 3 cos x meno sen x, tutto uguale 0. E quindi attraverso la legge di annullamento del prodotto ricondurci a un'equazione elementare, cos x uguale 0, e un'altra equazione, in questo caso lineare, di primo grado. Quindi la prima soluzione è immediata perché ci dà che x è uguale a pi greco mezzi più k pi greco. La seconda equazione invece è un'equazione lineare. È un'equazione lineare omogenea che può essere risolta immediatamente dividendo per cos x. Questo perché? Perché abbiamo già preso in considerazione la soluzione cos x uguale 0. Quindi adesso possiamo considerare se il coseno fosse diverso da 0 e otterremmo un'equazione 3 meno tangente x uguale 0, che ci dà immediatamente tangente x uguale 3, non è un valore noto, ma allora possiamo scrivere x uguale arco tangente di 3, scusate, più k pi greco. Quindi in definitiva le soluzioni dell'equazione saranno x uguale pi greco mezzi più k pi greco o x uguale arco tangente di 3 più k pi greco. Che cosa succede invece quando abbiamo un'equazione completa? Quindi un'equazione nella quale compaiono tutti i termini, quindi a per sen quadro x più b per sen x cos x più c per cos quadro x uguale 0. Allora, in questo caso abbiamo alcune possibilità. La più semplice e più immediata è questa. Consideriamo il fatto che sicuramente cos x uguale 0 non è una soluzione. Perché? Perché se fosse x uguale pi greco mezzi, o più k pi greco, un valore che annulla il coseno, otterremmo a per 1 più b per 0 più c per 0. Comunque sia, si annullerebbe il termine della b e il termine della c, ma il termine con la a non risulterebbe mai uguale a 0. E avendo supposto che a sia diverso da 0, sappiamo che pi greco mezzi non sarà mai una soluzione. Quindi, con questa condizione, possiamo sempre dividere tutti i termini dell'equazione per coseno al quadrato di x. In questo modo otterremo l'equazione a per tangente quadro di x più b per tangente di x, questo perché un coseno si semplifica con l'altro, più c uguale 0, che quindi è un'equazione quadratica nella sola tangente e quindi risolubile con la formula dell'equazione di secondo grado. Vediamo subito un esempio. Prendiamo ad esempio l'esercizio numero 283. Sen quadro x meno cos quadro x più 2 sen x cos x uguale 0. Allora, questa è un'equazione omogenea completa e quindi la risolviamo dividendo tutto per cos
cos quadro di x, ottenendo quindi l'equazione tangente quadro x meno 1 più 2 tangente x uguale 0. Mettiamo in ordine: tangente quadro di x più 2 tangente di x meno 1 uguale 0. E risolviamo con la formula dell'equazione di secondo grado, trovando tangente di x uguale meno 1, formula ridotta, più o meno radice di 1 più 1, quindi meno 1 più o meno radice di 2, che ci conduce a meno 1 meno radice di 2 e meno 1 più radice di 2, che sono valori non noti ma sospetti, e quindi guardando su delle tavole goniometriche possiamo trovare i valori. Possiamo intuirli come? Sulla circonferenza goniometrica, ricordiamo che la tangente va letta su questa retta, troviamo che meno 1 meno radice di 2 è un valore meno 2,8, meno 2,4, quindi all'incirca qua, mentre meno 1 più radice di 2 è 0,4, quindi meno 1 più radice di 2. Ora, questi due valori abbiamo il sospetto che siano uno leggermente inferiore a pi greco sesti e l'altro inferiore a pi greco meno pi greco terzi. Quindi il sospetto, che viene poi confermato guardando le tavole, è che siano pi greco ottavi e meno 3 ottavi pi greco. Quindi le soluzioni saranno x uguale pi greco ottavi più k pi greco o x uguale meno 3 ottavi pi greco più k pi greco. L'equazione poteva essere risolta in un altro modo. Vediamolo direttamente, senza studiare il caso generale. Riprendiamo l'equazione, che era sen quadro x meno cos quadro x più 2 sen x cos x uguale 0. Questa può essere risolta ricordando le formule di bisezione del seno e del coseno. Sappiamo che in quelle formule c'è la radice, ma qui abbiamo il quadrato e quindi possiamo trasformare il sen quadro x in 1 meno il coseno di 2x dell'angolo doppio, mentre il coseno può diventare 1 più il coseno di 2x fratto 2, mentre 2 sen x cos x è direttamente il seno di 2x uguale 0. Quindi abbiamo trasformato in un'equazione lineare, in cui l'argomento però non è più x ma 2x, ottenendo però in maniera molto semplice 1 mezzo meno coseno di 2x fratto 2 meno 1 mezzo più meno, scusate, coseno di 2x fratto 2 più sen 2x uguale 0. 1 mezzo meno 1 mezzo semplificano e questi due si sommano e diventa semplicemente meno coseno di 2x più seno di 2x uguale 0, che è un'equazione lineare che possiamo risolvere con uno dei tanti metodi a disposizione. Per esempio, col metodo grafico, questa diventa meno x più y uguale 0 a sistema con la circonferenza goniometrica x quadro più y quadro uguale 1, che ci dà immediatamente, visto che questa è la retta y uguale x, ossia la retta a 45 gradi passante per l'origine, ci dà queste due soluzioni, pi greco quarti e meno 3 quarti pi greco. Quindi abbiamo che, attenzione, l'argomento era 2x, abbiamo che 2x è uguale a pi greco quarti più k pi greco, da cui possiamo trovare immediatamente x uguale pi greco ottavi più k pi greco mezzi, che è un modo più compatto di scrivere le soluzioni trovate in precedenza. Difatti, se torniamo al grafico precedente, vediamo che pi greco ottavi e meno 3 ottavi pi greco sono distanziati tra loro di esattamente 90 gradi. E prendendo in considerazione anche le soluzioni dall'altra parte, possiamo scrivere direttamente pi greco ottavi più k pi greco mezzi. Vediamo adesso
un'altra equazione che può essere ricondotta facilmente alla tipologia che abbiamo appena visto, per esempio la numero 290. 3 sen quadro x più 2 sen x cos x uguale 2 meno 3 per cos quadro di x. Allora, questa è un'equazione di secondo grado, ma non omogenea. Questo perché? Perché abbiamo questo termine di grado 0. Ma 2 lo possiamo scrivere come 2 per 1, e ricordiamoci che 1 lo possiamo scrivere come cos quadro x più sen quadro x, con la relazione fondamentale. E quindi con questo semplice accorgimento la trasformiamo immediatamente in un'equazione omogenea. 3 sen quadro x più 2 sen x cos x uguale 2 cos quadro x più 2 sen quadro x meno 3 cos quadro x, che possiamo risolvere molto semplicemente, perché risulta 3 meno 2 sen quadro x più 2 sen x cos x, e qua abbiamo un risulta più cos quadro x uguale 0. Tra l'altro qua ci accorgiamo che questo è un quadrato di binomio, e quindi sen x più cos x al quadrato uguale 0, che è un'altra equazione lineare, quindi sen x più cos x uguale 0, possiamo togliere il quadrato perché un quadrato si annulla se si annulla la sua base. E quindi ancora col metodo grafico, y più x uguale 0 con x quadro più y quadro uguale 0, quindi y uguale meno x, ci dà immediatamente la soluzione meno pi greco quarti più k pi greco. Quindi avremo che x è uguale a meno pi greco quarti più k pi greco. Un ultimo esempio col quale possiamo vedere alcune particolarità è l'esercizio 297, che è radice di 3 meno 1 per sen quadro x più radice di 3 più 1 sen x cos x più 1 uguale 0. Come prima, non è omogenea, ma possiamo renderla omogenea ricordando che 1 è sen quadro x più cos quadro x. E quindi, andando a sommare questi due termini, otteniamo radice di 3 sen quadro x più radice di 3 più 1 sen x cos x più cos quadro x uguale 0. Dividendo tutto per il cos quadro x, otteniamo l'equazione radice di 3 tangente quadro di x più radice di 3 più 1 per tangente di x più 1 uguale 0. La risoluzione di questa equazione presenta una particolarità, perché tangente di x uguale, con la formula dell'equazione di secondo grado, meno il termine radice di 3 più 1, lo mettiamo tra parentesi, più o meno radice di questo termine al quadrato meno 4 per radice di 3 per 1, quindi meno 4 radice di 3, tutto fratto 2a, quindi 2 radice di 3, e diventa meno radice di 3 più 1 più o meno radice di, allora qua risulta 3 quadrato del primo più doppio prodotto 2 radice di 3 più quadrato del secondo 1, e poi abbiamo meno 4 radice di 3, ora fratto 2 radice di 3. Non conviene sommare questi termini, si può fare, dopodiché però bisognerà utilizzare le formule dei radicali doppi. È più conveniente osservare che se sommiamo 2 radice di 3 meno 4 radice di 3 otteniamo semplicemente 3 meno 2 radice di 3 più 1, che è simile a quello che abbiamo ricavato prima ed è il quadrato di radice di 3 meno 1 stavolta.
Quindi l'equazione risulterà uguale, la soluzione meno radice di 3 più 1, più o meno, abbiamo detto che l'argomento del radicale è il quadrato di radice 3 meno 1, e quindi sotto la radice si semplifica. Quindi rimane radice di 3 meno 1, tutto fratto 2 radice di 3, che ci conduce alle due possibilità. Meno radice di 3 meno 1, meno radice di 3 più 1, tutto fratto 2 radice di 3, ossia meno 2 radice di 3 su 2 radice di 3, che è meno 1. E poi meno radice di 3 meno 1, più radice di 3 meno 1, fratto 2 radice di 3, che ci dà meno 2 fratto 2 radice di 3, uguale meno 1 su radice di 3. Questi sono valori entrambi noti della tangente, che sono il primo, meno 1, è il meno pi greco quarti più k pi greco, mentre l'altro, meno 1 su radice di 3, è il meno pi greca sesti più k pi greco. Quindi le soluzioni saranno x uguale meno pi greca sesti più k pi greco, o x uguale meno pi greco quarti più k pi greco.